Il nostro vino, di cui il babbo è tanto orgoglioso. La macchina è pronta per un autoscatto. Sempre un'emozione sviluppare una foto. Non si vede nulla all'inizio, eppure qualcosa di invisibile viene catturato sulla pellicola nera. Una sorta di fantasma. Quell'alito invisibile torna poi a svelare la realtà da cui è stato strappato. C'è chi dice che la fotografia ruba l'anima, una cattura. Per questo si fotografavano i morti. Ormai però non lo fa quasi più nessuno. Anche se è solo una fantasia, voglio fotografare Marta. Voglio avere con me un piccolo riflesso di quella che è stata. Ma devo farlo di nascosto, o penseranno che sono pazza. Sì, questa sono io. Nessuno riuscirebbe a distinguermi da Marta. Io invece non avrei il minimo dubbio. E neppure Marta lo avrebbe avuto. È strano come quello che ci identifica più profondamente non sia visibile a nessuno.